Amici e amici di Orsini TV, siamo ad Urbino per l'Unistem Day, l'infinito viaggio della ricerca scientifica. Andremo a scoprire di cosa si tratta facendo per voi le domande ai protagonisti e risolvendo ogni quesito, come sempre, con le telecamere e i microfoni di Orsini TV. Ci sono 30.000 studenti, due continenti, tantissimi paesi in Europa ed extra. Gli Atenei hanno sempre risposto in maniera efficace. L'Ateneo di Urbino non può mancare in questa occasione, perché sono 10 anni che stiamo costruendo questo modo leggero di parlare di cose molto serie. Le staminali sono il futuro della ricerca in tantissimi campi. Vogliamo fare in modo che ci sia comunicazione, ma soprattutto l'indicazione è che i ragazzi devono scoprire il talento della ricerca, il talento delle arti, il talento di comunicare, il talento di credere nelle proprie convinzioni. Mi ricordo in un campus americano qualche anno fa che c'erano i cartelli che dicevano "More science, please". Penso che anche l'esperienza del Covid, la mancanza di una linea in qualche modo condivisa dalla società su quale fosse la soluzione migliore, è stata in qualche modo legata a una paura della scienza che non dovrebbe esserci. In fondo molte malattie sono state risolte anche grazie alla ricerca e ai risultati che si sono avuti proprio in campo scientifico, quindi penso che vedere tanti giovani potenzialmente interessati a questi temi è sicuramente una condizione che mi dà fiducia sul futuro. Scorrendo il programma già siamo stupiti di questo nome, Sofia Tornambene, che ha vinto X Factor 2019. E allora, visto che ce l'abbiamo qua, le domandiamo subito perché è qua, qual è il senso della presenza a questa giornata speciale dell'Università di Urbino. Il mio obiettivo è riuscire a trasmettere ai ragazzi la voglia di seguire i propri sogni, perché io vengo da Civitanova, una piccola città, e con tanta passione e determinazione si può raggiungere qualsiasi obiettivo. Brusio in sala al tuo arrivo, sei abituato, immagino. Abbiamo Ricky che viene a testimoniare cosa vieni a fare qui all'università? Guarda, io vengo a motivare i ragazzi, a portarli, diciamo, anche un po' nel mio mondo, perché qui parliamo di scienza. E la cosa bella è invece portare il metodo, quindi la ricerca, dal campo musicale e quindi creare un po' connessione con i ragazzi e avvicinarli anche alla scienza, ovviamente, quindi con un talent come posso essere io. E poi anche a fargli capire quello che è il analisi ricerca, sviluppo, concept e progetto, poi prodotto che riguarda una canzone, poi io faccio anche il designer, quindi anche un prodotto, sono laureato in design, il metodo è lo stesso. Cambiano gli argomenti, ma il metodo è lo stesso.